La teologia politica, per Nietzsche, non è il contrario della volontà di potenza. Dire sì è la quella che lui chiama la volontà di potenza. La teologia politica non è il dire no alla volontà di potenza, è essa stessa una volontà di potenza, con un difetto originario, è una volontà di potenza non coraggiosa. Cioè, appunto, è una volontà di potenza che manifesta se stessa, la propria volontà di potenza, attraverso la costruzione della mediazione. Cioè, Nietzsche non è così sciocco da pensare che la storia sia storia dei deboli, perché allora non si capisce perché i forti siano forti e poi non hanno fatto la storia. No. La storia è storia dei deboli esattamente come lo è per Hegel, cioè di deboli del servo in realtà per Hegel, che in realtà sono forti, fortissimi, solo che manifestano la propria forza attraverso la costruzione di un sistema di sicurezza sostanzialmente. Ecco. Un sistema di sicurezza che è intrinsecamente angoscioso e insicuro e che tuttavia vorrebbe essere un sistema di sicurezza. Questo discorso Nietzsche lo ha fatto cominciandolo con la genealogia della morale. Ma in realtà dire morale, dire teologia politica, è dal punto di vista sistemico per lui la stessa cosa. Come ricorderete, nella genealogia della morale, cioè la nascita della morale è l'idea, è una nascita che passa, ha bisogno dell'idea di colpa. C'è questa immagine, questa scena primordiale, una delle tante scene primordiali in cui i filosofi riassumono l'essenza della civiltà. No? Pensate alla scena primordiale della caverna di Platone, la scena primordiale della uccisione del padre in Freud, la scena primordiale del conflitto servo-signore in Hegel, la scena primordiale della genealogia della politica è questa cerchia di aristocratici, figli del re, che temono il padre, lo uccidono, continuano a conservarne il timore, insegnano ai sottomessi il timore del padre, che è anche il loro timore, e insieme ai sottomessi, dunque sono forti per modo di dire, insieme ai sottomessi costruiscono un sistema di riparazione della colpa che è la civiltà. E questo sistema di riparazione è intrinsecamente instabile, è votato alla ricerca della stabilità e della sicurezza ed è intrinsecamente instabile perché è animato non più dalla paura originaria del padre, ma dall'angoscia per averlo ucciso, per cui è il meccanismo sostanzialmente del double bind. Tu devi essere come me, cioè devi dimostrare che io sono inutile perché tu vali tanto quanto me e al tempo stesso tu non potrai mai essere come me. Cioè tu devi dimostrare, costruendo la civiltà, che non hai commesso un così grave peccato uccidendo il padre, e al tempo stesso non ci riuscirai mai a liberarti dalla posizione di inferiorità verso il padre. Quindi la civiltà è un sistema di sicurezza rispetto a una colpa che non viene mai meno. Questa è l'origine della morale, cioè la dimensione attraverso la quale si è giudicati, anzi ci si autogiudica continuamente come inferiori rispetto all'obiettivo che si dovrebbe raggiungere. Nietzsche dice una cosa sola, come tutti i grandi filosofi, per tutta la durata della sua manifestazione di sanità mentale e di potenza intellettuale, dice una cosa sola, questa.
e la dice nella sua prima opera importante, Genealogia della Morale, la dice nell'Anticristo, che è l'ultima, fra le ultimissime, e Anticristo qui non ha nulla della risonanza mitica, evocativa, del, che solitamente il termine ha. Qui Anticristo vuol dire due cose sostanzialmente, due cose. Primo, il cristianesimo come si è evoluto storicamente è in realtà la negazione di Cristo, e secondo, io, Nietzsche, sono contro il cristianesimo storico. Cioè, la figura di Cristo è accettata come figura debole, come figura del morente, è respinta come figura che diventa l'architrave della mediazione fra cielo e terra, cioè diventa l'architrave che sorregge questo gigantesco raddoppiamento del mondo che è la storia dell'Occidente. Questo raddoppiamento non è un raddoppiamento fatto a caso, è un raddoppiamento generato dalla colpa, prodotto dall'angoscia, mobilitato dall'angoscia e orientato a ottenere una sicurezza impossibile. Ma attenzione, è tuttavia la più potente forma della volontà di potenza. Non è che la volontà di potenza ha taciuto e aspetta Nietzsche per manifestarsi. Questo raddoppiamento è la volontà di potenza. Solo che è una volontà di potenza malata. È una volontà di potenza che, fondandosi sulla mediazione, sul raddoppiamento, ignorando, ma comunque subendola, l'angoscia, ha in ogni caso, per quanto sia stata potente, ha costruito tutta la storia delle civiltà occidentali, oggi, poco dopo la metà del 1800, è davvero morente e si consegna passivamente al proprio esaurimento, no, la décadence. È davanti a questo che Nietzsche fa l'operazione genealogica, reinterpreta la storia dell'Occidente e contrappone la cattiva volontà di potenza ormai esauritasi alla buona volontà di potenza che è la sua, che vuol dire essenzialmente fare a meno della mediazione, fare questo grandioso esperimento mentale che consiste nell'immaginare un mondo privo di mediazione. E dunque questa immaginazione di un mondo privo di mediazione implica la possibilità di pensare a un mondo privo di angoscia, privo di colpa, al di là del bene e del male, appunto, senza più il raddoppiamento, per cui la immediatezza, come dire, priva di valore, poiché il valore è un valutato. Uscire dalla dimensione del valore, uscire dalla dimensione della valutazione, uscire dalla dimensione del dar valore o dare disvalore. Che cosa voglia dire? Non si sa, sostanzialmente non lo sapeva nemmeno lui. Perché è praticamente indicibile questa cosa. Perché vuol dire, di fatto, cioè, uscire dalla mediazione vuol dire uscire dal logos. Dire l'uscita dal logos è piuttosto complicato. E tuttavia questo è l'incipit del Novecento. Questo è proprio l'origine del Novecento, cioè dire l'indicibile, formare l'informe,
affermare la impossibilità di affermazione, affermare l'impossibilità del discorso. È l'autocontraddittorietà della cultura del Novecento, nelle arti figurative, nella psicanalisi, nella letteratura. La distruzione di tutte le forme e la pretesa che questa distruzione ci dia qualche cosa di originario. E allora qui abbiamo la teologia politica come il nemico. Come il nemico. Cioè come la pretesa di forma che non si confronta con l'impossibilità di forma. Anzi, la pretesa di forma che esclude violentemente i portatori di informità o di infermità. La infinita ricchezza della pagina nicciana si dimostra ovunque nella filosofia del XX secolo, è all'origine del distacco fra le parole e le cose. Cioè, è proprio l'ultimo risultato del pensiero dialettico era che stavano insieme la soggettività e l'oggettività. Stava insieme la parola e il mondo. In forma propria, Hegel, in forma rovesciata, Marx, ma anche la forma del rovesciamento marxiano l'obiettivo non era la liberazione dal logos, era la liberazione dalla estraneazione. Al limite, ma come limite concettuale ultimo, la liberazione dalla politica, intesa come apparato di dominio, la trasformazione della politica in apparato amministrativo, come se fossero due cose diverse, ma insomma, ma non era la liberazione dal logos. Marx è l'ultima figura del razionalismo moderno, non è un irrazionalista. Qui c'è l'inizio di quello che è stato definito a lungo l'irrazionalismo. Oggi lo possiamo definire la critica radicale della ragione, cioè la genealogia della ragione, che si può fare soltanto se vedi nella costruzione della civiltà nient'altro che una religione. Sempre e comunque una religione pagana e cristiana a questo punto non conta, lo Stato moderno è la stessa cosa. Che cosa vuol dire tutto ciò? Che la filosofia sostanzialmente sta criticando se stessa e infatti non c'è un filosofo che gli vada bene, perché la filosofia è tutta mediazione. Tutta. Magari qualcosina con Eraclito, va, ma insomma, dal povero Eraclito si può tirare fuori qualunque cosa, perché sono dei frammenti. Ma certamente dal primo apparato filosofico che occupa la scena dell'Occidente, cioè da Platone in poi, la filosofia è solo mediazione, cioè è solo giustificazione, sistematizzazione, costruzione, dominio. C'è poco da fare. Dominio. Dominio del mondo attraverso la ragione. Qui sono le fenomenali definizioni dei filosofi tedeschi date da Nietzsche, no? Proprio nell'Anticristo. Hegel, un pastore luterano, non si sbagliava Nietzsche, e Kant, il ragno funesto di Königsberg, dove la parola chiave è ragno, cioè uno che tesse una tela sopra un vuoto, perché non lo vuol vedere, o se lo vede come occasione di mediazione. E invece Nietzsche dice no, bisogna
avere il coraggio di guardare il vuoto di valori che non è un vero vuoto, cioè nichilista sarete voi. Io guardo il vuoto di valori e dentro quel vuoto ci vedo il pieno, ecco, di che cosa? Di quello che voi chiamate sostanza, che se lo chiamate come sostanza finisce subito il gioco prima ancora di cominciare. Chiamiamolo con un'altra parola, la vita. Cioè qualche cosa che non è destinato come la sostanza a essere concepito. Cioè la sostanza, quando il filosofo dice sostanza, dice qualche cosa che è destinato a essere la materia del ragionamento, cioè essere trasformato in concetto. Ecco. Se uno invece dice vita, dice qualche cosa di esistente, mobile, ma sostanzialmente inafferrabile dalla ragione. Poi ricordate sempre che Begriff in tedesco vuol dire afferrare, viene da Begreifen, afferrare. Per cui loro ce l'hanno proprio l'idea che il concetto è una presa sul mondo, una presa trasformativa. Ecco. Per cui nichilista sei tu, che stai con la tua filosofia da sempre e per sempre hai distrutto il mondo, perché hai fatto del mondo un oggetto, una sostanza oggetto destinata a diventare concetto, perché sei debole e vuoi essere forte, perché sei in colpa e ti vuoi difendere dalla colpa. Io, che filosofo con il martello e distruggo l'idea stessa della filosofia, io sono tutt'altro che nichilista. Sono nichilista per te, perché ti distruggo il tuo giocattolo che peraltro ha già finito di ha già smesso di funzionare, ma io riscopro non la sostanza, io do spazio, ecco, do spazio alla vita. E la parola non ha alcuna connessione con la cosa. La sconnessione di principio fra il logos e il reale. La puoi adoperare se ti va, puoi non adoperarla e affidarti esclusivamente al mutismo immediato dell'impressione e del sentimento. Pensate alle arti figurative del Novecento, che vogliono esprimere l'inconscio. La puoi adoperare in modo completamente arbitrario, come è giusto che sia. Puoi farne uno strumento di potenza, ma certamente almeno affrancato da ogni colpa. Te ne servi, non sei il servitore della parola. Non sei il servitore di una presunta spiritualità del reale che se ne sta in cielo, poi attraverso una qualche pilastro, una qualche mediazione viene trasmessa a questa terra, e questo cielo e questa trasmissione e questa terra messe insieme sono il logos che il filosofo rivela. No, se proprio ti vuoi servire della parola, te ne servi al di là di ogni mediazione. Anche la parola sia immediata. Non a caso non ha mai scritto un libro. Ha scritto soltanto dei bellissimi aforismi. O anche quei pochi libri giovanili che ha scritto sono spezzati. Non c'è dimostrazione. Non c'è il procedere. La processualità. Guardate, la processualità è la parola chiave. La costruzione è la parola chiave del razionalismo. La processualità è la parola chiave del pensiero dialettico. In Hegel, ma Marx lo dice addirittura, cioè il comunismo è un processo. Allora, e infatti Marx ha idee scarse e approssimative su come si faccia la rivoluzione. Alla fine
alla fine delle fini, deve essere una rivoluzione, come dire, già portata quasi a compimento dalla processualità, con spintarella finale. Le rivoluzioni si fanno così, con Nietzsche, considerando la realtà qualche cosa che non ha alcuna forma in sé e quindi puoi fare di essa ciò che vuoi, purché tu non pretenda che quello che fai sia definitivo, che sia l'esito di chissà quale processo storico, sia chissà quale verità che si incarna. Vi ho appena spiegato il dadaismo. Il Novecento è tutto Nietzsche, tutto, che lo sappia o no. La ragione come mediazione nasce come risarcimento della colpa, ma è essa la colpa. Questa frase potrebbe dirla Nietzsche, è una frase che potrebbe dirla Adorno. È la stessa cosa. È ora che lo guardiamo, questa imponente presenza di Nietzsche. I francofortesi che si sarebbero tagliati le mani piuttosto che ammettere di essere nicciani, perché alla loro altezza Nietzsche era ancora misinterpretato come reazionario nazistoide, ma non c'è nulla di più nicciano della dialettica dell'illuminismo, che comincia con una citazione nicciana nascosta. La trionfale sventura è una citazione nicciana nascosta. No. La terra integralmente rischiarata splende a insegna di trionfale sventura, che è l'inizio della dialettica dell'illuminismo. Abbiamo tutti letto i francofortesi credendo di leggere Marx, stavamo tutti leggendo Nietzsche. Uno non può scrivere il brano, il capitolo su Odisseo della dialettica dell'illuminismo senza essere nicciano dentro l'anima. Poi si potrà dire che Nietzsche era un sordido reazionario, cosa assolutamente irrilevante sotto il profilo biografico, ma la valenza del suo pensiero è violentemente rivoluzionaria. Certo, basta che ci si metta in testa che la rivoluzione non è la verità. Anzi, basta che ci si metta in testa che non c'è la verità. Perché la vita non è né vera né falsa, semplicemente c'è. Non è razionale, non è morale, c'è. L'anticristo è l'idea che è meglio il Cristo che muore che non il Cristo che si istituzionalizza come mediazione. È meglio la debolezza che la finta debolezza. È meglio la debolezza vera della debolezza finta che diventa la forza della mediazione. E che se si vuol capire qualche cosa di questo mondo bisogna capire che alla fine delle fini non c'è niente da capire. E questo, tra l'altro, è il punto fondamentale dell'estetica contemporanea. Non c'è forma, non c'è racconto, non c'è narrazione, non c'è niente da dire, non c'è niente da capire. C'è solo da volere che cosa? Se stessi. Voi capite, tra l'altro, come tutto ciò sia assolutamente irresponsabile, perché nega il dovere di rispondere a qualcuno, ecco, e come sia da una parte sfidante e dall'altra parte invece come sia pacificante, perché insegna a ciascuno che quello che conta